Primo in Italia, nell'aprile scorso, c'è il video a parlare della fede sportiva e calcistica del procuratore capo di Milano, Marcello Viola. Ben trovati a tutti quanti voi. Andai a pescare un video di tanti anni fa, girato in Sicilia, e poi è diventato, come ben sapete, virale questo video. Feci un contenuto in proposito e lì diedi delle risposte ad una serie di domande che da tempo mi facevo. Perché impuniti? Poi feci una ricerca. Se andate a vedere quei video dell'aprile, marzo-aprile scorso, vi accorgete cosa ho trovato sulla carriera, per carità, virtuosa del procuratore capo della Repubblica, di come il suo arrivo a Milano è stato molto contestato all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati, ma anche all'interno del CSM. Ma questo non ci interessa. Il fatto è che quotidianamente da quel momento tutti quanti noi abbiamo pensato la stessa cosa. Abbiamo pensato il perché di tanto silenzio. E più sono andati avanti i fatti, perché come ben sapete la non iscrivibile quotidianamente viene travolta, coinvolta da fatti purtroppo negativi che sappiamo tutti quanti, compreso il pignoramento o come volete l'escussione del pigno, è la stessa cosa. E ogni giorno di più, anche con la denuncia di Gedi Dignità Bianconera, ci siamo accorti il perché di tanta protezione sulla non iscrivibile. Fra l'altro il presidente del Tribunale di Milano se l'è lasciato scappare in maniera candida. Ma perché loro sono così leggeri? Anche la cover del telefono di Viola oggi alla conferenza stampa. Perché sono così leggeri? Sono così leggeri perché intanto per la guerra alla criminalità e non solo, che loro continuamente fanno quotidianamente, pensano che il calcio sia qualcosa di molto leggero, dove non c'è delinquenza, dove non c'è criminalità, dove i reati, diciamo la verità, sono pochi. Per cui, a mio modesto parere, volendo giustificare il loro pensiero, non danno importanza al calcio. Dice il calcio, ci sono le istituzioni ad hoc, la FIGC, la Procura Federale ed altro, non possiamo anche noi parlare di calcio e intervenire nel calcio. Per cui fanno anche una non ingerenza sotto questo aspetto, ma è nel loro modus operandi, nel loro, diciamo, modo di pensare, volendo andare avanti con la buona fede. Perché mi piace ancora guardare a tutte e due le facce della stessa medaglia e pensare che ci possa essere anche buona fede. Ma guardate, oggi, quello che è successo, ma quale buona fede? Cioè il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, sembrava il legale, l'avvocato difensore dell'Inter e della non iscrivibile. Del Milan si parla poco perché al Milan non viene contestata il rapporto, non viene contestato il rapporto con l'Andrangheta, mentre le telefonate di Inzaghi, di Zanetti, sono chiari, evidenti rapporti con l'Andrangheta, no? Al Milan non viene contestato questo, al Milan vengono contestati dei pestaggi, altre cose, ma voi lo sapete, avete già letto, è inutile che io sia qui a fare la cronaca di quello che è successo. Il procuratore capo, nella conferenza stampa, sembrava l'avvocato difensore e non la pubblica accusa. Questo mi ha dato da pensare. Credo, come ho avuto io questa sensazione, l'avete avuta anche voi.
È inutile che ci giri, se ci giriamo intorno a questa vicenda. Detto questo, e vi prego di stare molto attenti a quello che andiamo a dire in questo momento, la situazione, per quanto mi riguarda, è molto grave, ma stanno facendo di tutto per tenere i due club fuori, non tanto il Milan. Francamente il tutto si esaurisce, a mio modesto parere, in un atteggiamento quasi di copertura, di controllo della curva, ma all'altra parte, dall'altra sponda, ci sono cose incredibili. Molti vorrebbero che chiamassimo la non iscrivibile, mi piace chiamare non iscrivibile la squadra omicidi, ma non si scherza su certe cose. È la non iscrivibile, stop, non mi piace quella definizione, non me la fate sentire, la casso ogni volta che la trovo. Detto questo, mi piace sempre guardare la doppia faccia della medaglia, stavo dicendo, e laddove c'è la buona fede nel non voler parlare di una situazione grave per il calcio, poi c'è l'altra faccia della medaglia. Le infiltrazioni sono chiare ed evidenti, e adesso andiamo a sentire l'intervista di Viola, ma nello stesso momento ci sono chiare ed inequivocabili intercettazioni, quelle che sappiamo, tra Zanetti e i capi della curva, tra Inzaghi e i capi della curva. Allora andiamo ad ascoltare in questo momento un'intervista fatta dal procuratore capo Viola subito dopo la conferenza stampa, e fra l'altro durante la conferenza stampa un giornalista gli ha posto una domanda molto pertinente, che gira anche sui social, soprattutto su X, dove lui si dice: ma i club che rapporti avevano? I club hanno denunciato o no? E il procuratore capo ha detto no, e tutti si sono messi a ridere durante la conferenza stampa. E allora, sentiamo un po' il procuratore Viola. Ha 16 persone raggiunte dalla misura della custodia cautelare in carcere, altre 3 raggiunte dal provvedimento di arresti domiciliari. La contestazione che riguarda la curva dell'Inter, la cosiddetta curva nord, è appunto quella di un'associazione a delinquere finalizzata alla... Ecco, per la curva nord dell'Inter non iscrivibile c'è l'associazione a delinquere, per la curva del Milan no, quindi... Anche qui facciamo le dovute differenze. Consumazione di delitti contro la persona, contro il patrimonio, quindi lesioni e estorsioni, con questa aggravante che riguarda il fatto che abbiamo accertato delle agevolazioni nei confronti di soggetti organicamente, secondo la nostra ricostruzione, inseriti in un contesto di 'ndrangheta, soggetti che erano almeno uno attivamente presente all'interno della curva e soggetti che convogliavano parte di questi profitti, di questi ricavi verso gli interessi della cosca. Dall'altra parte, nei confronti della curva del Milan viene contestato dei componenti, ovviamente parliamo di curva in maniera generica per capirci, di alcuni componenti, quasi tutti di vertice anche in questo caso, della curva del Milan, viene contestato un analogo reato di associazione per delinquere con quelle stesse finalità, ma senza l'aggravante di cui parlavamo prima. Quindi c'è l'associazione per delinquere anche per quanto riguarda il Milan, ma non con l'aggravante della 'ndrangheta. Avete capito la differenza? È sostanziale. Quindi quelli erano cani sciolti. Dato che è emerso e che pure è stato evidenziato in conferenza stampa, è da una parte questo accordo di non belligeranza tra le due tifoserie, per cui molti dei problemi venivano risolti attraverso intese,
dall'altra lo scopo di profitto che accomunava questa tifoseria e che poi era la chiave per la risoluzione dei problemi, perché era interesse di tutti tenere la situazione tranquilla, e che emerge chiaramente anche da alcune attività di intercettazione, laddove alcuni esponenti di vertice o rappresentanti, quindi diciamo ufficiali, del tifo organizzato, in questo caso dell'Inter, si sono espressi nel senso: a me non importa nulla della maglia, a me non importa nulla dello striscione, e per me conta solo il fatto economico. Ci sono dei contatti che sono... Questa cosa l'ho detta già anche nel video precedente. Loro non importa se si tratta dell'Inter, del Milan, della Juventus, del Napoli, di chi per esso. Importa dove stanno i soldi. Anche delle pressioni, mi sono delle richieste di informazioni, mi sono dei confronti. Certamente, se mi fanno un bel occhio, c'è stato chi si è avvicinato e anche in tempi abbastanza contenuti agli interessi e all'attività della curva, evidentemente proprio per quel fine di profitto di cui parlavamo prima. La pressione esercitata in questo caso sulle società è di livello elevatissimo. Continuo, come ho detto poco fa, a ribadire il concetto per cui le società sono danneggiate da questa... Le società sono danneggiate, dice il procuratore capo. Ma nessuno di quelli gli ha fatto la domanda. Ma c'è una delle società che ha denunciato. Perché una società danneggiata va a denunciare. O mi sbaglio? Quindi a chi la vuole far bene il procuratore Viola questa cosa? Questa vicenda criminale, le società si sono dotate di modelli organizzativi che hanno manifestato... Ecco, nella degradatoria della procura ci sono le società che non sono state indagate, ma... saranno sottoposte a modelli organizzativi. Vediamo fra poco che cosa sono i modelli organizzativi. Sicuramente delle criticità che vanno migliorati. Noi siamo certi e confidiamo nella collaborazione della società per poter individuare meglio le criticità, per poter trovare in tempi ragionevoli le soluzioni più adeguate per risolvere la questione. Anche per creare un modello che valga, come si diceva prima, anche per il futuro. Noi adesso stiamo reprimendo dei comportamenti, ma il punto non è quello. Dobbiamo essere in condizioni di avere e offrire anche gli strumenti per risolvere in via definitiva il problema, anche il problema organizzativo. Non ci sono accordi o comportamenti di comunanza da recidere, per essere chiari. Bisogna trovare dei modelli organizzativi per tenere lontani in maniera definitiva questi meccanismi che hanno riguardato l'attività di bagarinaggio, hanno riguardato i parcheggi, hanno riguardato la vendita di bibite e così via. Ci sono anche altri settori. Ci sono state delle pressioni di forma estorsiva sui bagarini, appunto, o su chi vende delle magliette, proprio perché il controllo deve essere assoluto e vi assicuro che per quello che emerge dall'indagine è un controllo asfissiante. La stessa presenza del procuratore nazionale vale a dimostrare che il problema non è certamente Milano. C'è proprio un tavolo di lavoro all'interno del quale stiamo ragionando in procura nazionale. Queste criticità, chiamiamole così, sono emerse al nord come al sud, nelle piccole come nelle grandi città. È un problema che riguarda larga parte di sedi del territorio nazionale, quindi sarebbe riduttivo limitarlo a ciò che abbiamo accertato attraverso questa indagine. Allora, dice, la presenza del procuratore antimafia a Milano la dice lunga sul fatto che è un problema di carattere nazionale, è una piaga sociale. Siamo d'accordo, lui non dice una cosa sbagliata, ma quasi vuole fare di tutta un'erba un fascio, no. Per il momento, caro procuratore capo Marcello Viola, vogliamo condanne per questa vicenda. Poi quando le altre procure provvederanno ad indagare e a scoprire i reali rapporti tra le organizzazioni malavitose che si inseriscono nelle curve e le società, allora a quel punto si indagherà e si valuterà anche la posizione di quelle vicende lì. Per cui non è che ce ne vogliamo uscire. Il problema è che Viola sembra il difensore legale dell'Inter, non sembra la parte accusatoria. Solitamente i pubblici ministeri sono molto, ma molto pressanti, accusatori, come giusto che sia nella loro veste. Fanno delle arringhe di pubblica accusa di una gravità enorme, qui invece ci vanno con i piedi di piombo. No, caro procuratore Viola, non siamo d'accordo. Allora
Il modello organizzativo che cosa vuole essere? Vuole essere una sorta di collaborazione tra i club e le istituzioni inquisitorie, cioè e la procura, cioè lo ha detto anche il procuratore antimafia Melillo, ha detto chiaramente, esplicitamente, con il modello organizzativo noi cerchiamo di far parlare le società per arrivare a tutti i colpevoli. Per cui se ne sono usciti con la fase dei modelli organizzativi per tenere le società fuori. E no, mi dispiace, io sono solitamente un garantista, però questa volta non c'è niente di garantismo, qui ci sono dei fatti chiari, c'è un'ingerenza della malavita nella curva dell'Inter, c'è una collaborazione chiara ed evidente di Zanetti e di Inzaghi per quello che si scopre in questo momento. Quindi a mio avviso Zanetti e Inzaghi andavano indagati nell'associazione per delinquere, secondo il mio modesto parere. Per cui il procuratore capo Chiné, perché quello perciò l'hanno fatto, oggi dovrebbe prendere Inzaghi 2-3 anni di squalifica, Zanetti 2-3 anni di squalifica, fuori! Perché avete rapporti con la malavita, lo dicono le intercettazioni, lo dice la procura. Non mi pare che la procura ci dice che il Inzaghi era minacciato, no. Inzaghi si è andato a lamentare perché non volevano fare il tifo. E il capo ultras 'ndranghetista gli ha detto: noi 800 biglietti non vanno bene, ce ne dovete dare 1.500 per la finale di Istanbul. Benissimo. Sono arrivati, parlerò con Marotta, sono arrivati i 1.500 biglietti. Questa non è essere minaccia, questa è intesa e collaborazione. Altro che minacce, non ci prendete per scemi, perché scemi non siamo. Non ci prendete per fessi non siamo. Inzaghi e Zanetti per questo momento qua, da questo momento qua, vanno indagati. Poi mi chiedo chiaramente, chiedo a me stesso, ma anche alle istituzioni, e se in carcere i capi ultras fanno i nomi di collaborazione dei vertici dell'Inter, i modelli organizzativi che fine fanno? Perché così andrà a finire. Andrà a finire che la richiesta di collaborazione attraverso i modelli organizzativi della procura alle società si scontra con coloro che stanno oggi in galera, i quali parleranno, a meno che loro non parlino, dico che non avevano nessun rapporto con la società, allora per carità, alziamo le mani. Ma una ipotesi di reato per Inzaghi e Zanetti era chiara ed evidente. Qui si sta nascondendo la verità, si sta nascondendo la realtà dei fatti, qui si stanno cambiando le carte in tavola. Ma dove sta la giustizia? Dove sta? Cioè io credo che nella sua posizione il procuratore capo della Repubblica, Marcello Viola, debba autoestromettersi da questa inchiesta, o quantomeno lo deve fare il procuratore antimafia, se è nelle sue competenze, oppure il guardasigilli o il Consiglio Superiore della Magistratura, perché non è possibile che poi vai là con il gadget dell'Inter sul telefonino, la cover dell'Inter. C'è un chiaro conflitto di interesse in questa vicenda, una vicenda purtroppo molto delicata. Quindi, per quanto mi riguarda, Zanetti e Inzaghi non avevano rapporti di sottomissione e di minaccia. Non mi pare che l'Andrangheta ha minacciato l'Inter, assolutamente, ha trovato invece piena collaborazione nell'Inter. Con questo non voglio dire che Zanetti e Inzaghi sono degli 'ndranghetisti, ma sono gente che hanno favorito gli interessi, e il Marotta ancora non esce, ma noi non sappiamo se nelle altre intercettazioni ci sia anche Marotta. E noi non sappiamo nelle intercettazioni poi reali cosa c'è, che può darsi pure che il modello organizzativo sia una sponda
per far parlare i dirigenti dell'Inter. E non mi pare che ci siano dirigenti del Milan. Ho letto che Calabria avrebbe avuto una conversazione con uno dei capi ultras, ma l'ho letta da qualche parte, però non la prendete per buona questa cosa. Mentre è chiaro ed evidente che Zanetti, Inzaghi e Zanetti sono totalmente collaborativi con le infiltrazioni malavitose all'interno della curva, con chi oggi è stato arrestato. Io non dico che andavano arrestati, no, è troppo, ma quantomeno andavano indagati, avere un avviso di garanzia, entrare nel fascicolo come indagati. Il modello organizzativo, ne hanno trovato un'altra, una volta trovano il modello 45, un'altra volta trovano il modello organizzativo. Cioè li trovano tutti, i peli tutti. Poi voglio anche ricordare un'altra cosa, che tanto si è arrivati a questa soluzione perché è intervenuta l'antimafia, perché il controllo dell'inchiesta è passato nelle mani dell'antimafia. E mi fermo qui. Avrei potuto dire tante altre cose, ma mi piace anche voler parlare un attimo di calcio, ma è evidente che questa situazione è molto grave, molto particolare, molto pregnante sotto tutti i punti di vista. Andiamo a vedere qualcosa, perché oggi il capocannoniere della Serie A, Vlahovic, viene un'altra volta tirato in ballo. O lo criticano perché sbaglia gli stop, o perché fa le mosse. Ho visto le registrazioni, perché non le guardo, le trasmissioni di Paolo Di Canio, gliene ha dette di tutti i colori. Certo, se le deve tenere poi queste cose qua. Ma fra l'altro volevo dirvi che si trovano delle soluzioni molto interessanti di questa vicenda legata agli arresti sui vari youtuber, soprattutto di Fede Bianconeri, andateli a vedere. Detto questo, Vlahovic è il capocannoniere del campionato, ha segnato il 60% dei gol della Juventus, 4 su 9, tra l'altro uno gli è stato annullato regolare, lui ha giocato col Como. Quello assegnato a Savona probabilmente era suo nella seconda giornata col Verona. Però si continua imperterriti. Quando non possono attaccarlo sotto l'aspetto tecnico, lo attaccano sotto l'aspetto disciplinare. Ce l'hanno con questo Vlahovic. Ce l'hanno proprio con Vlahovic. Io non contesto nemmeno che un ragazzo di 23-24 anni, quando segna, dice statevi zitti perché ha ragione. Quindi dice, no, ma lui non ha le stimmate del campione, perché poi il campione parla con i gol. Il campione parla con i gol, ma vi dice pure state zitti che ti rotti i coglioni. Fa bene, secondo me Vlahovic è proprio campione vero, perché li affronta, gli dice state zitti. Chiacchieroni, Paolo Di Canio sei un chiacchierone, tutti quanti, ma ce n'è uno in particolare che lo aveva messo al di sotto di Milik. È meglio Milik per la Juventus, disse tal Paolo Rossi. Il nome purtroppo non gli fa gioco, perché ha solo il nome del nostro grande campione compianto. Paolo Rossi ha detto chiaramente meglio Milik per il gioco di Thiago Motta. Pensate un po' dove siamo arrivati. Lo stesso Paolo Rossi, vediamo se trovo questa registrazione, perché
ha fatto un editoriale su Juventus News 24. Vediamo un po'. La correzione di Motta, dice questo Paolo Rossi, il quale fa una quarto d'ora, 20 minuti di editoriale senza mai citandolo solo una volta, perché vediamo giusto per farvelo sentire. Punto che ha quasi determinato una autorete e per il resto appunto 4-3-3 con Maines a fare la mezzala, con i tagli interni di McKennie che stavano funzionando nel primo tempo, anche se poi non siamo arrivati a nessuna vera occasione, ci sarebbe stata quella calcio di punizione che ci è stato negato. Essero voluti tutti e rientravano nei desideri dei giocatori. Motta aveva trovato immediatamente la chiave e da lì è nata un'altra partita. È nata una partita diversa nella quale la Juve si ha degli spazi, cosa che avevamo già visto nelle gare precedenti, ma in questa forse è stata addirittura estremizzata, la Juve può essere devastante. Il secondo gol è un gol bellissimo, è un gol che ti fa capire che cosa può fare con Miners e che cosa sa fare Dusan Vlahovic, perché quello è un gol di un attaccante che si è anche un po' liberato evidentemente dall'ossessione del gol che gli mancava da un po' di tempo a questa parte. Il terzo gol è un gol nel quale... Ecco, alla vigilia dice che doveva giocare Inzaghi e invece il giorno dopo dice questa cosuccia, un attaccante che è capocannoniere della Serie A e viene offeso, deriso e vilipeso a tutti i livelli. Allora io sto con Vlahovic, anche quando non segna. Perché è vero, probabilmente troppi i soldi che è costato e troppi quelli che prende anche per la sostenibilità del club attualmente. Ma è anche vera un'altra cosa, che dove lo troviamo oggi un attaccante come lui? Lo troviamo? E allora... Prima di parlare, io ho preso questo giornalista che narra di cose juventine da una vita, ma questo per dire chiaramente a che punto siamo arrivati, ad un punto particolare. Oggi con il Napoli primo in classifica, la carcassa, la gran cassa, come caspita volete chiamarla, partenopea, si mette in moto e Radio CRC... Purtroppo, devo dire, ogni giorno ne trova una contro la Juventus. Addirittura ha rispolverato, come ci ha detto Gigio Juve, ha rispolverato il provolone auricchio, perché chiamarlo maggiore quello lì, francamente, mi disgusta. E ancora parla, io non ho sentito cosa ha detto. Ancora fanno parlare auricchio. Uno che è stato sotto inchiesta, è andato sotto inchiesta per falso, mentre vestiva la divisa dei carabinieri. Quindi immaginate un po'. Quindi attenzione alla gran cassa partenopea, perché con il Napoli primo in classifica e con un duello che si prospetta ai vertici tra Juventus e Napoli, ogni giorno ne sentiremo delle belle che verranno contro di noi. Statene certi, perché voi sapete benissimo, a me se lo scudetto non lo vince la Juventus, mille volte il Napoli, ci mancherebbe altro, per una questione di appartenenza, perché ho fatto il bordocampo del Napoli per 4 anni, quindi c'è una sorta, poi perché mai le squadre del nord rispetto alla Juventus, che deve avere il primato, per tanti motivi. Però attenzione alla gran cassa, perché a Napoli ci sarà un gran bel tifo, ci sarà un gran bell'ambiente, una città bellissima, straordinaria, ma purtroppo i giornalisti di oggi non sono in sintonia con quelli importanti, culturalmente elevati, del passato. Sono una massa di cialtroni, come già vi ho detto a più riprese, i quali vanno dietro al click e voi sapete che a Napoli basta dire basso Juve e il click è assicurato. Il click come la vendita dei giornali o il telecomando che va su quel canale. Mi fermo qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno.
avremmo voluto parlare anche di altro, ma la cronaca ci porta chiaramente in altra direzione. Alla prossima.